E rieccoci con un nuovo episodio della carriera allenatore con la Juventus su FIFA 15. Quest'oggi altro episodio cruciale dopo quello della scorsa volta in cui siamo andati a giocare l'andata degli ottavi di finale contro il Valencia. Quest'oggi andremo ad affrontare il ritorno in casa a Torino. Vi ricordo che all'andata abbiamo vinto 3-0 in Spagna, quindi risultato a nostro favore, ma occhio perché il Valencia non verrà di certo per farsi battere a Torino. Comunque, prima di appunto questa partita dobbiamo giocare contro il Milan e contro il Bologna in campionato. Partiamo dal Milan che è terzo in classifica a meno 6 dall'Atalanta. Direi di non perderci troppo in chiacchiere, andare subito a giocare contro i rossoneri. Le divise vanno bene queste qua, la formazione gioca ovviamente quella titolare. Sistemo la panchina e ci vediamo in campo. Ed eccoci qui allo Juventus Stadium, è pomeriggio mi sa perché c'è un sole assurdo e questa qui è la nostra formazione, come detto prima, formazione dei titolari. Cerchiamo di vincere perché nell'ultimo episodio avevamo perso in campionato contro il Sassuolo. Sì, avevamo perso 3-2 qui in casa contro il Sassuolo, quindi cerchiamo di rifarci perché ok che abbiamo più di 10 punti vantaggio dall'Atalanta seconda, però vincere non sarebbe neanche una brutta cosa. Pogba in area di rigore. Col destro Pogba la parata di Diego Lopez. Pogba col sinistro la respinta di Diego Lopez. Manolas in area di rigore. Manolas. Proprio lui, signori. L'uomo che meno ti aspetti. Manolas porta avanti la Juve dopo 33 minuti. Dopo le due occasioni di Pogba che erano state negate dal portiere rossonero. Ci pensa Manolas a portarci avanti. Suarez ci prova da fuori area. Gran risposta di Diego Lopez. Attenzione qui, Berardi. Davanti a Diego Lopez, Berardi tira una sassata centrale. Diego Lopez non può farci nulla, o meglio, poteva farci qualcosa di più. Ma talmente forte, talmente deciso il tiro di Mimmo Berardi, che è il portiere del Milan non riesce a prenderlo ed è 2-0 per noi dopo 54 minuti. Occhio qui al pallone in mezzo, la paratona di Leali, poi il palo e palla spazzata via da Ramirez. Che occasione qui per il Milan e grande Leali con una super parata. Suarez, col sinistro Suarez gli nega il gol Diego Lopez. E finisce così, dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia. La fine del match vinciamo 2-0 anche in maniera abbastanza facile sul Milan. È stata una partita con meno azioni rispetto al solito, poi magari le statistiche dicono tutto il contrario, ma per quel che ho visto, infatti 7 tiri, di solito ne arriviamo a farne 10, 9 o 10. Comunque è stata una partita abbastanza tranquilla che ci siamo portati a casa anche con un buon risultato di 2-0, quindi ottima prestazione da parte dei giocatori. Arriva una mail dall'ufficio, vabbè, riguardo le tue prestazioni, questi ogni mese si trovano per discutere il nostro futuro, vabbè. E Alilovic accetta il prolungamento di contratto, che ora che ricordo gliel'avamo offerto nell'ultimo episodio. E andiamo a giocare la partita contro il Bologna. Quella lì è la classifica, siamo a più 13. Onestamente non ricordo se anche prima fossimo a più 13. Vabbè, voi che state vedendo il video vi sarete accorti se abbiamo preso o siamo rimasti con gli stessi punti. Comunque andiamo a giocare a Bologna, seconda partita di questo video. Le divise vanno bene queste. Vediamo il Bologna che divise ha. Ha solo queste due. Ok, allora giochiamo così. Gioca la squadra delle riserve. Sì, perché poi in Champions voglio i titolari. Sistemo la panchina e ci vediamo in campo. Ed eccoci, siamo al Dall'Ara di Bologna, tutto pronto per Bologna-Juventus, seconda partita, come detto prima, di questo episodio. Questa qua è la formazione del Bologna, inquadrato qua Marios, il cognome non sto a pronunciarlo, troppo lungo, troppo difficile. Si parte e andiamo a vincere questa partita. Asamoah messo giù in area di rigore ed è calcio di rigore dopo neanche 5 minuti di gioco. Buona per noi, più che altro. Se fossi andato avanti l'avrei messa in mezzo, ma non so se ci sarebbe arrivato Dybala o Coman, insomma, il giocatore che stava arrivando in area. Però
Fallo di Pulzetti, che tra l'altro oggi è anche capitano del Bologna, e partita che si mette subito in discesa per noi, ma ora dobbiamo essere capaci di metterla in discesa, segnando questo calcio di rigore affidato ad Alen Halilovic. Io vado sempre a destra e la scelta continua a ripagare. 1-0 dopo 8 minuti di gioco, la sblocca il nostro nuovo rigorista Alen Halilovic. Occhio qui al Bologna col destro. Non so chi è il giocatore che ha calciato. Forse era proprio Mattia Destro. Sapete che non lo so e mi scuso per l'ignoranza. Pallone fuori di poco. Anzi no, era Mancosu col numero 10 nel Bologna. Coman in area di rigore. Sterza. Va col destro la parata di Han. Occhio perché il pallone è ancora lì. Prova a rimetterla in mezzo di Bala, ma ci arrivano i difensori del Bologna. Coman ha la possibilità di rifarsi Kingsley Coman e c'è un'altra parata del portiere del Bologna. Asamoah davanti al portiere Asamoah, palla che rimane lì e ci arrivano i difensori, pallone che rimane lì, non si capisce niente, poi alla fine allontanata. Bruno Perez prova col sinistro, pallone alto. Coman col destro, Coman, il pallone che va sul palo e poi attraversa tutta la linea e va fuori. Coman col destro, palla sull'esterno della rete. Coman col destro, parata di Han. Occhio al colpo di testa di Bruno Perez, io neanche lo stavo commentando perché pensavo fosse una deviazione che comunque sarebbe andato fuori. E Bruno Perez trova il suo primo gol con la maglia della Juve. Arrivato a gennaio per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado, trova appunto la sua prima rete in bianconero, qui con un colpo di testa che ha sorpreso tutti, pure me. Calcio d'angolo battuto da Romulo e colpo di testa che veramente sembrava, cioè, non mi aspettavo che entrasse, a parte che, vabbè, il portiere del Bologna ha fatto un'uscita che neanche in seconda categoria. Però meglio per noi, 2-0, andiamo a mettere in tasca questa partita grazie alla rete di Bruno Perez. Romulo col destro di prima, pallone fuori di poco. Zuma, davanti ad Anzuma e trova il 3-0 per la Juve che chiude definitivamente questa partita. L'uomo che meno ti aspetti, prima ha segnato Manolas contro il Milan, adesso segna Zuma contro il Bologna che ha fatto una ripartenza tipo da metà campo, se non addirittura prima tutto da solo, si è ritrovato davanti quasi una prateria con i difensori del Bologna che non l'hanno marcato e trova il 3-0 al minuto numero 88, grande Zuma. Occhio qui al destro, la parata di Buffon e finisce così, 3-0 dopo 5 minuti di recupero, vinciamo anche contro il Bologna. Perfetto. E adesso andiamo direttamente alla partita contro il Valencia, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che dobbiamo assolutamente passare. Ok, eccoci dunque al giorno della partita Juventus-Valencia a Torino in casa nostra. Dobbiamo cercare di non farci rimontare di 4 gol, che sarebbe già qualcosa, visti i risultati delle precedenti stagioni. Facciamoli giocare così loro. Tanto sì, va bene così. Formazione assolutamente titolare. Sistemo la panchina e ci vediamo in campo. Ed eccoci dunque allo Juventus Stadium, tutto pronto per questo ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Questa qua è la nostra formazione, skippiamo come al solito qui la intro prima di beccarci copyright e cose varie. Si comincia. Suarez la mette in mezzo per Morata, che a porta quasi spalancata trova il gol dell'1-0 dopo neanche 10 minuti. Il nostro numero 29, Alvaro Morata, ci porta avanti. Ci andrà Royce alla battuta. Questo calcio di punizione da breve distanza prende la barriera in pieno Royce e poi pallone allontanato, ma occhio, c'è ancora Pogba ma perde palla. Morata col sinistro, parata di Diego Alves. Occhio al colpo di testa di Bonucci, salvataggio quasi sulla linea. Pogba
pallone che rimane lì, ci prova Ramirez da fuori, la traversa e poi Morata su ribattuta. Trova il gol del 2-0 ed è lui, signori, l'uomo della serata, Alvaro Morata, doppietta in neanche mezz'ora di gioco. Grande Alvaro. Ramirez vede dentro Suarez ed è 3-0, 6-0 in totale dopo 35 minuti. Signori, direi che siamo ai quarti di finale. Direi che adesso lo possiamo dire perché non penso che se anche la CPU si mette a tryhardare riesca a farmi 7 gol in meno di 90 minuti. Grande Suarez, 3-0 per noi. Pogba col destro e partecipa pure lui alla festa che è solo cominciata dopo 43 minuti, 4-0 e 7-0 in totale tra andata e ritorno. Grande Pogba. Occhio qui a Perez col sinistro, palla fuori di poco. Berardi ci prova col sinistro, paratona di Diego Alves e sarà rimessa laterale. Morata in area di rigore per la tripletta, Morata gliela nega Diego Alves. Berardi col sinistro, un altro po' faceva prima ad entrare in porta Mimmo Berardi che trova il gol del 5-0 dopo quasi 70 minuti di gioco. Ormai ragazzi stiamo delirando e più segniamo e più il Valencia smette di giocare, smette di essere in campo. 8-0 in totale, ragazzi. Mamma mia, l'abbiamo annientato il Valencia. Occhio qui al Valencia con Danny che sfiora il gol della bandiera praticamente. Ramirez prova da fuori area, parata di Diego Alves. E finisce così, ragazzi, per un totale di 8-0. Tra andata e ritorno, annientiamo il Valencia e dopo 3 anni, dopo 3 stagioni, finalmente passiamo ai quarti di finale. Mamma mia, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Veramente stava iniziando a diventare una maledizione. Stavano iniziando a diventare una maledizione questi ottavi di finale. 14 tiri a 2, non c'è stata praticamente storia. Morata migliore in campo con 9.3, sono d'accordo. Il Manchester United ha battuto 1-0 il PSG. Andiamo a vedere un po' il tabellone perché il Bayern Monaco ha vinto 3-0 contro lo Zenit. Il Dortmund ha battuto l'Everton. Il Chelsea ha battuto il Wolfsburg. Il Manchester City ha battuto il Real Madrid. Però non so se dall'altra parte del tabellone hanno già giocato il ritorno. Comunque, nel caso sarebbe una bella sorpresa vedere, una gran sorpresa più che bella, vedere il Real Madrid fuori dalla Champions. Lo United ha battuto 2-1 il PSG, noi abbiamo battuto per 8-0 il Valencia, il Barcellona ha eliminato il Marsiglia e tra Atletico e Galatasaray penso si sarà decisa ai rigori oppure bisogna ancora giocare il ritorno. Comunque, ragazzi, per questo episodio è tutto, quella lì è la classifica in campionato intanto, l'Atalanta ha perso perché anche prima era 54 e quindi siamo a più 16, quindi praticamente scudetto, terzo scudetto consecutivo che sta per arrivare. Non me la vorrei tirare, non vorrei creare cioè non vorrei che con queste parole poi andiamo per assurdo a perdere tutte le partite e perdere il campionato, però non credo, cioè nel senso ormai regà è da inizio campionato che stiamo dominando, quindi non penso avremo troppe difficoltà a chiudere anche questo campionato. Ho già intravisto la nostra avversaria per i quarti. Intanto sono tornati sia Toni Kroos che Cuadrado, molto bene, li andiamo subito a mettere nella formazione titolare. Ok, perfetto, formazioni rivisitate con appunto il rientro degli infortuni di Cuadrado e Kroos che sono ancora un po' stanchi, però tanto contro il Cagliari farò giocare le riserve, quindi posso tranquillamente tenerli lì. Quindi appunto formazione titolare con Kroos e Cuadrado e retrocedono momentaneamente perché poi vedremo se in futuro diventeranno titolari o meno Berardi e Strootman che in questi 2 mesi nella formazione titolari hanno saputo non farci mancare Cuadrado e Toni Kroos. Berardi tra l'altro stavo pensando in questi giorni che in una potenziale quarta stagione lo potrei
far diventare il titolare, perché ormai Berardi, arrivati alla terza stagione, lo vedo come un giocatore fatto e finito, ha preso molta esperienza in queste stagioni e è potenzialmente un giocatore titolare inamovibile, quindi valuteremo poi l'anno prossimo che cosa fare. Anche Strootman, ragazzi, che tra l'altro è cresciuto perché mi pare che fosse 82, si è confermato anche lui un degno titolare e quindi vedremo anche con lui cosa fare nella prossima stagione. Dispiace invece per Romulo che finisce in tribuna a fare da Jolly, un po' come Vitale e un po' come lo era Halilovic fino a 2 stagioni fa, mi pare, non ricordo. Comunque. Poi la questione Romulo la risolveremo in estate perché sicuramente avrà da lamentarsi e vedremo un po' come risolvere il tutto. Comunque ragazzi, prossimo episodio, partita contro il Cagliari, partita contro il Bayern Monaco che è il nostro avversario per i quarti di finale, sarà veramente veramente tosta, partita contro l'Empoli e di nuovo partita contro il Bayern Monaco che per ora che ci penso non giocheremo nel prossimo episodio. Vediamo, nel senso che vorrei portarvi i quarti di finale in un episodio. Quindi vediamo se giocare 4 partite e quindi fare gli straordinari, tra virgolette, fare un video da 20 minuti barra 25 e giocarci anche la partita contro il Bayern Monaco. Cioè il ritorno contro il Bayern Monaco o se giocare 3 partite e mandare a simulare una tra Cagliari e tra Cagliari e Empoli, io sarei più propenso a simulare quella contro il Cagliari, che siamo in casa, farei giocare le riserve e il campionato, ragazzi, ormai, come detto prima, non l'abbiamo ancora vinto, per carità, perché mancano ancora 10 giornate, però ormai sappiamo in che direzione sta andando. Quindi ragazzi, non lo so, fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti se volete che nel prossimo episodio giochi 4 partite, quindi fare un episodio un po' più corposo. Con appunto 4 partite, o se andare a simulare la partita contro il Cagliari anche per affrettare un po' di più i tempi della serie di questa terza stagione. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi rimando al prossimo episodio.